Servo, schiavo, miserabile negro! Ladro! Ladro. Le hai rubate tu le valigie, vero? Sì, signor. Quando sono sbarcato, i gendarmi mi hanno portato via. Te le sei prese tu, è così? Sì. E adesso dove sono? Non sé, signor. Non lo sai, però le hai rubate. Sì. Le hai rubate, vero? Sì, signor. No, non è vero. Non le hai rubate. Le hai consegnate al mio amico. Tutto qui, non le ha rubate nessuno, capito? Sì. Bene, allora non le hai rubate. No, signore. E perché prima hai detto di sì? Perché lo dicevo io? Sì. Perché qualsiasi cosa dice un bianco è vero? Sì, signore. Così se io dico che tua madre era una puttana, tu rispondi che è vero. È vero? È morta, signor. Ma l'hai conosciuta tua madre? Sì. E che cosa era? Dillo, che cosa era? Avanti, cosa era? Dimmi cos'era tua madre! Dillo! Una puttana, signora. Mi sono sbagliato. Sembravi un tipo diverso. Come ti chiami? José Dolores. Tieni, José Dolores. È stato un brutto scherzo, mi dispiace, dimenticalo. Inglés! Allora non mi ero sbagliato. Io no! Adesso forse abbiamo qualcosa da dirci. Ci sono 100 milioni in reali d'oro. Dobbiamo solo prenderli. 50 per voi e 50 per me. Siete d'accordo? Ecco, è semplicissimo. Un cancello esterno, un grande portone, un cancello interno e la cassaforte. Voi entrate, prendete l'oro, lo caricate sul carro, attraversate l'isola e arrivate al villaggio che vi ho detto. Quella è la nave, guarda. Inglese! O soldados? Sì, li ho visti. E a barca? È là, ma prima ci sono i soldati. E noi? Io ho delle armi qui. Peccato che siamo un po' pochi. Può anche darsi che qualcuno voglia aiutarci. Vediamo. Io credo che neanche a loro, i portoghesi, siano molto simpatici. Nessuno rischia vita per un'antipatia, inglese. E tantomeno per difendere o denaro nostro. Chi lo sa? Perché non provi a chiederglielo? Prova. Mi dispiace, amici. Ma stanno arrivando i portoghesi. Mi dispiace che è capitato proprio a chi. Però noi non possiamo farci prendere.
Dove pare. E allora è meglio che andate via. Da qualche parte, sopra la sierra. Meglio nascondere i vecchi, le donne, i bambini. Però se esiste Ogun, chi non è una donna, né un vecchio, né un bambino, perché è un uomo. E anche per una volta in sua vita aveva sognato di matare un portoghese, questa è occasione giusta, perché si possono matare. Ve lo dico io. Savi usare un fusil. Intanto vi insegno a caricarlo. Avvicinatevi. Guardate. Un misurino di polvere. La stoppa. Una pallottola. Ancora stoppa. Così. Ecco. Il fucile è carico. Bene a chi? Mi piace. Aspettiamo che finisce la festa. Non li hanno visti tornare e a quest'ora si staranno preparando. Ti pare? E verranno in tanti questa volta. Perché abbiamo rubato? Come ha detto tu, per vivere liberi e ricchi. E allora? C'è ancora. Ehi, comincia a piacerti il whisky, eh? No, meglio rum. Andiamo. Vado a chiamare gli altri. Resto aquí.
arrivato? Io? Mai partito. Sono rimasto sempre qui. Che? E a barca? Mai esistito. Io? Di nuovo nella barca. E io sono sempre un venditore di acqua. Tutto come prima. Il resto è venuto da sé. E tu? Cosa guadagni? Niente. Lo stipendio dell'ammiragliato inglese. Non molto, e poi... E tu? Cosa ci guadagni? Io? Io nada. Io so felice. Beh, anch'io. Come te. O quasi. Ma Inghilterra cosa entra? È nemica del Portogallo. Se non ci fossero le navi inglesi nel porto di Queimada, i portoghesi sarebbero già tornati. E quanti sono queste navi? Adesso non esagerare, José. No, solamente per sapere. Ramon! Pedro! Andrés! Ora basta! Vamos in Queimada! No, meglio di no. Credimi, José. Accampati qui. Ma loro hanno combattuto, hanno sofferto, hanno vinto, Inglés. Hanno diritto di divertirsi. Avranno tempo per divertirsi. Prima ci sono altre cose da fare. Signori, ho l'onore di presentarvi il generale José Dolores, il signor Prada. Augusto Aguilar. Fernando Cabrera. Teddy, ti ricordi certo di José Dolores? Questo è Teddy Sanchez. Ha diretto lui l'insurrezione qui nella capitale. È lui che ha ucciso il governatore. E adesso è presidente del nuovo governo provvisorio, il cui primo atto ufficiale è stato l'abolizione della schiavitù. Generale. Tutta la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza. A nome del governo vi invito a discutere con noi il progetto della nuova Costituzione di Queimada. Esta è la poltrona del governador. Che Dio ti benedica, José Dolores. Grazie, amico. Signores, volevais discutir? E sto pronta. Avanti. Venite avanti, signores. Parliamo. Però, attenzione. Vostro governo è provvisorio. Anche il nostro accampamento. E a mia gente, non aspetta tanto. Thank you.
No, no e no. È un mese che rispondete sempre di no. Generale, perché non fate voi qualche proposta? Devo parlarvi di una questione particolarmente urgente che riguarda i nostri due paesi. L'intera produzione di zucchero si guasta, sta marcendo nei magazzini e sulle banchine. E allora? Soltanto un accordo commerciale può sbloccare questa gravissima situazione. E allora? Dal momento che il governo provvisorio non esiste più, con chi posso trattare? Chi lo firma questo accordo? Mi hanno consigliato di chiederlo a voi. Chi te ha consigliato? Io. Sono stato io. D'altra parte, l'Inghilterra non può aspettare all'infinito. No, è solo Inghilterra che compra zucchero. E non c'è soltanto Queimada che lo vende. Senza contare che in Europa cominciano a estrarre lo zucchero anche dalle barbabietole. Lo sapevate, generale? E se nessuno comprasse più lo zucchero di Queimada, come vivrebbe questa gente? Non è un problema da rimandare. La concorrenza è ogni giorno più minacciosa. Voi, generale, le conoscete le ultime quotazioni della borsa? I zuccheri 10 e 11 fino a un mese fa, quotati 7,5 ottavi 8 centesimi di libra, all'ultima apertura non hanno avuto quota. Il centrifugo da 8 un quarto a 3 quarti è caduto della metà, circa. Il numero 12 categoria corrente apre senza stabilità. Il centrifugo a 96 gradi e la partita 60 non compaiono neppure in apertura. Vaitene, via. Ma, generale... Lasciami solo. Mi sembra che non ci siano dubbi. Io sono particolarmente dotato per convincere e voi avete tutte le doti per dirigere responsabilmente un paese. Fora! Fora da qui! Ramon! Via todos! Chi governerà l'isola, José? Chi dirigerà le industrie? Eh? Chi penserà ai commerci? Chi curerà i malati? Chi insegnerà nelle scuole? Lui? Lui? O quello là. La civiltà non è un fatto semplice, José. I suoi segreti non si imparano in una notte. Se oggi la civiltà appartiene ai bianchi, dovete usare la civiltà dei bianchi. Senza non sapreste come andare avanti. Per arrivare dove, Inglese? Via. Anche tu. Vattene. È tornato José.
Il trombettiere, Sir William. Trombettiere, cessate il fuoco. Quello è José Dolores. Guardate là in fondo dove stanno correndo i soldati. Sì, lo vedo. Un bel tiro. Stammi bene a sentire, negro. Sta a sentire. La guerra non l'ho inventata io. E poi, in questo caso, non l'ho neanche cominciata. Quando sono arrivato qui, vi stavate già scannando tra di voi. Subito o tardi ti verrà a matarmi. No, è certo, generale. Forse ti lasciano vivo. Se mi lasciano vivo, vuol dire che gli convien che io viva. E se a loro gli convien che io viva, vuol dire che a me convenne morire. Perché? Perché il cassador non mata il falco solo quando lo vuole usare di richiamo o farlo cassare al suo posto. E allora lo ten vivo, ma in gabbia. Depois de un poco de tempo, forse ti lasciano libero. No, è possibile, soldatino. Se esiste chi te dà la libertà, questa non è libertà. Perché sia libertà, nessuno la può dare. Deve prenderla tu, tu solo. Comprendi? No, è vero che lo fuoco distrugga proprio tutto. Un poco di vita resta sempre. Una formica, un ilo d'erba. E allora, come potrà vencere o invasor bianco? Come potrà? Come potrà vencere alla fine? Qualche di noi resterà sempre. E nasceranno otros. E otros comprenderanno. Anche voi comprenderai alla fine. E alla fine, l'invasore impazzirà. Proprio come il bufalo selvaggio, quando non ha via di uscita, e correrà impazzito. Ora ultima volta, portò da isola, fino a che caderà dentro al grande fuoco, chi proprio è la via asceso. E sui mugidi de bestie moribonda sarà il nostro primo canto di libertà. Canto che andrà lontano, molto lontano, e passerà il mar. C'è nessuna ragione perché tu vada a piedi. Puoi continuare a stare zitto anche a cavallo. Soldato, dai il cavallo al prigioniero.
accompagno fuori del campo e ti do il mio cavallo. Farò in modo che gli altri se ne accorgano il più tardi possibile. Su, vieni. Ma, José, non ci perdi niente. Non rinunci a niente. Io non ti chiedo niente in cambio. Solo di non farti prendere un'altra volta. Avanti, non c'è tempo da perdere. Avanti, ora sei libero. Muoviti, sei libero. José, sei libero. Libero, non lo capisci? Perché? A cosa ti serve? Che senso ha agire così? È una sfida, forse una vendetta. Ma che vendetta è? Che vendetta è se dopo muori? Non lo so, José. Mi sembra una follia. Perché? Ti ricordi? Dicevi che la civiltà è dei bianchi. Ma quale civiltà? E fino a quando?